tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda alcuni acquisti fatti da H&M. Spero di farvi almeno il video di H&M perché sono un bel po' di cosucce, così riesco a lavare tutto e indossarli prima che finisce l'estate. Comunque, allora, sapete tutti che io ho una passione per quanto riguarda le magliette. E l'anno scorso ho buttato un sacco di magliette a maniche corte perché erano tutte macchiate nella parte sotto le ascelle, perché erano gialle tutte, quindi le dovevo buttare. E quindi l'anno scorso ho buttato un sacco di magliette e ne ho ricomprate un bel po'. Quest'anno ho deciso di buttare per quanto riguarda i pantaloncini per acquistarne nuovi e soprattutto ho buttato quelli sfibrati, quelli con i buchetti. Ho dimenticato l'acqua e va bene, andiamo avanti. E quindi vi volevo far vedere cosa ho acquistato, svariati pantaloncini. Io vi dico sinceramente la misura che prendo perché non ho vergogna su questo, perché sinceramente non mi vergogno della mia diciamo taglia. Io porto una L, che sarebbe una 48. Io sono abbastanza alta, ma sono a dieta perché per quanto riguarda la mia gamba, lei ha bisogno di un peso minore del mio e quindi sono a dieta. La sto seguendo, mi sto trovando benissimo e quindi non ho nessun tipo di problema. Allora, iniziamo subito nel farvi vedere cosa ho preso. Vi faccio vedere una marea di pantaloncini. Questi pantaloncini io li indosso quando vado a casa di mia mamma o quando faccio palestra, quindi faccio sport. Quindi sono dei pantaloncini adatti al mio fisico. Ve lo dico perché, non perché io mi vergogno, ma ve lo dico perché non mi piace quando qualcuno fa vedere dei pantaloncini, che siano sgambati, che siano lunghi 3 metri, che qualcuno gli scrive ah, che schifo, eccetera, eccetera. Ognuno ha i suoi gusti e credo che ognuno deve essere rispettato per quello che indossa e per come lo indossa. Allora, i pantaloncini in questione sono questi, ne ho presi vari, ovviamente sono tutti con le tasche perché preferisco mettere il cellulare oppure i fazzoletti o le chiavi se devo uscire. Questi sono i pantaloncini, questi sono, se non mi sbaglio, i più corti che ho preso. Sono un grigio melange senza culisse in vita ma con l'elastico, sono abbastanza larghi ve lo assicuro. A me stanno benissimo, non mi piace per quanto riguarda, scusate, la parte dietro è così, comunque come vi ho detto sono tagliata a vivo. Vi stavo dicendo che non mi piace assolutamente, come vi stavo dicendo, io li ho presi grandi i pantaloncini, non grandi grandi, li ho presi comodi perché mi piace proprio stare comoda per quanto riguarda i pantaloncini. Invece se io devo utilizzare dei pantaloni aderenti utilizzo un altro tipo di misura, tipo una M eccetera, però io preferisco che siano abbastanza larghi e comodi soprattutto. Poi ho preso questo azzurro che mi piace tantissimo, proprio un azzurro cielo, è stupendo come colore. E c'è un altro tipo di azzurro, anche questo non ha la culisse in vita, però anche questo ha le tasche ed è così fatto, con il bordino nella parte di sotto, che sarebbe così, vedete? Sono molto molto semplici, sono adatti per uscire, per andare a prendere il caffè. Io mi ci trovo benissimo, io non ci esco con questo, nel senso, fuori da parte, diciamo, che so, al centro commerciale, però ovviamente questa è una scelta mia, non sto dicendo che gli altri non devono uscirci. L'altro modellino è così, questo ha la culisse in vita, quindi lo potete stringere benissimo. Anche questo è un grigio melange, però un pochettino più scuro dell'altro, e questo è tagliato a vivo, come vedete, vedete c'erano gli sfilaccetti qua. E mi piaceva tantissimo, il tessuto è uguale a quello delle tute, però è molto molto più leggero e molto comodo. Cioè io l'ho provato, già l'ho sporcato anche, io l'ho provato, è veramente molto molto comodo. Ogni pantaloncino che vi sto facendo vedere, il costo era di 9,99 euro. Siccome io avevo degli sconti, un bel po' di sconti, quindi li ho usufruiti proprio tutto in questo acquisto. L'ultimo che vi faccio vedere per quanto riguarda le uscite è questo azzurro, vedete è molto diverso da quello che vi ho fatto vedere poco fa, e questo è tagliato a vivo pure, però senza sfilaccetti come quell'altro. Anche questo ha la culisse e anche questo ha le tasche, il tessuto è molto, diciamo, più pesante, però mi piace tantissimo perché ha quel tessuto delle tute.
che io adoro per fare sport, per fare le mie camminate, perché devo camminare, perché la mia gamba ha bisogno di questo e quindi devo camminare. Poi, vabbè, ho preso delle magliette, però volevo finire con i pantaloncini, sinceramente, perché su TikTok avevo visto dei pantaloncini molto molto carini, però di un tessuto particolare. Sinceramente non li avevo visti da altre parti e prima anche, e quindi mi hanno messo curiosità. Ho visto che una ragazza l'aveva presa da H&M e quindi sono andata a vederli per toccarli, se veramente mi sembrava quello che avevo visto io tramite TikTok. Ed è così, sono tipo di spugna, l'avete presente la tovaglia per asciugarvi il viso? E quel materiale là. E sinceramente sono rimasta molto curiosa e quindi l'ho voluto prendere. I pantaloncini sono in questione, hanno sempre la culisse e hanno sempre le taschine. Questi sono dei pantaloncini leggermente più corti, come si vede, e queste le utilizzo per dormire, tipo pigiama. Perché tutti i pantaloncini che io ho sono un pochettino più corti e quindi preferivo qualcosa di più, cioè non più corti. In poche parole sono tipo, in siciliano si dice sono sdilabrati, tipo come sono sfibrati, come sono rovinati, e quindi li ho voluti cambiare. E quindi ho preso questi. Mi piace tantissimo il modello. Io vedo molte persone che ci escono, però io lo utilizzo come pigiama. Ripeto sempre, ognuno è libero di vestirsi come e come vuole. E basta. Il pantaloncino è questo in questione, mi piace tantissimo. Nella parte dietro è semplicissimo, vedete? Molto molto semplice, è abbastanza corto e ha soltanto uno stemmino qua. E l'ho preso bianco, poi l'ho preso di un altro modello verde. Sempre diciamo lo stesso modellino, però è un altro, diciamo, è senza le culisse, senza lo stemmino, e sempre, se non mi sbaglio, 9,99 euro. Sì, tutti 9,99 euro l'ho preso. Mi piaceva tantissimo questo verde militare, molto molto bello e semplice, vedete? Cioè, hanno questo tessuto tipo asciugamano che mi piace troppo. E poi l'ho preso uguale, ovviamente, anche azzurro. Che fa? Non lo prende azzurro? Io non posso prendere quell'azzurro. Ma dai, ho preso anche questo azzurro, sempre con le tasche e tutto. Ovviamente questi non ve li faccio vedere indossati, ma non perché io mi vergogni assolutamente. Se mi faccio qualche foto ve lo faccio anche vedere, ma con questo caldo sinceramente non mi va proprio di fare foto o passerelle. Mentre ci sono, vi faccio vedere anche due artisti un po' particolari che ho fatto, che sono i calzini, questi qua, i fantasmini. Io ho preso la confezione con 7 paia, perché con i pantaloncini ovviamente io prediligo tantissimo i fantasmini, quindi io l'ho preso in bianchi perché io amo il bianco. Io anche le magliette ce l'ho la maggior parte, per non dire quasi tutte bianche, quindi mi piace tantissimo, quindi metto il pedalino o il calzino bianco. Poi ho preso questa borsetta piccolina che mi è piaciuta tantissimo, è con la catena tutta nera, io adoro proprio questo tipo di borsello. Lo volevo anche colorato, ma non l'ho visto sinceramente, poi vedrò da altre parti se lo trovo, perché mi piaceva tantissimo da mettere il cellulare e i fazzoletti per quando vado a casa di mia mamma. Mi piace tantissimo perché con il touch, quindi con il bottoncino, e c'entra benissimo il cellulare e un pacco di fazzoletti. Cioè, la grandezza è questa, non è tantissimo grande, però sapete quando vi dovete spostare, tipo ci facciamo il giro con la macchina e tutto, quindi mi piaceva tantissimo e l'ho voluta prendere, quindi ho preso questa. I calzini erano 7,99 euro, la borsa 5,99 euro, quindi 6 euro. Poi le magliette che ho preso. Le magliette che ho preso sono state prese soltanto per metterle con i pantaloncini, quindi ho preso delle magliette abbastanza grandi, così da coprire anche il culetto. A me piacciono tantissimo le magliette che sono abbastanza grandi e lunghe. Allora, ho preso questa qui, tipo rosa, un rosa malva, ed è molto semplice con la manica così. Semplicissima, abbastanza lunga. Queste mi servono per fare sport, come vi ho detto. E siccome alcune volte devo fare degli allenamenti con un istruttore, automaticamente mi serve qualcosa da coprire un po', tipo
sia un po' più lunga, diciamo così. Sto facendo i massaggi per quanto riguarda le spalle, perché purtroppo vedete che io sto messa così, dovrei stare così, ma non riesco. E quindi mi servivano queste magliettine un po' più diciamo coprenti. E invece di 7 euro, 6,99, l'ho prese 4 euro, 3,99, e sono questa così. Poi di questa ho preso la misura XL, ho preso quasi tutti la XL. Questa è costata 7,99 ed è così, però poi è stata scontata in cassa, non so perché era 7,99 e poi me l'hanno scontata in cassa. Anche questa è tipo bianco panna, mi sembra più panna. Comunque vedete che è abbastanza grande, anche larga lateralmente, proprio per alcune esigenze. Poi ho preso questa qui, non potevo non prenderla perché devo fare il make up con la palettina con lui stampato, quindi la dovevo prendere assolutamente, a 7,99 euro, quindi 8 euro. Ho preso la misura L perché sono quelle oversize, e sto parlando di questa maglietta con Shield, bellissimo. Quindi essendo che devo fare il make up con questa palette, non potevo non prendere la magliettina. Molto molto bella, anche questa grande, il tessuto molto ma molto morbido. E poi per quanto riguarda le magliette, ho preso questa qui grigia, semplicissima, è abbastanza, diciamo il collo è abbastanza largo, ed è semplice semplice semplice, grigia, ed è molto molto carina anche questa. Vi faccio vedere la chicca finale, perché è quella, diciamo, dove mi sono gli occhi hanno fatto tipo un cuore enorme, perché io adoro, infatti ci sono andata poi un'altra volta, io adoro questo tipo di camicia, con questo tessuto tipo bambola, non lo so, mi è piaciuta tantissimo e quindi l'ho voluta prendere. C'era soltanto nera e quindi l'ho presa, ed è questa camicia qua, camicia con 400 m, ed è questa camicia così tipo ottocentesca. Scusatemi, è aperta, mamma mia, non lo posso nemmeno chiudere, vabbè. Comunque ha le maniche così a sbuffo, vedete, e poi nella parte finale ha la manica così, cioè è bellissima, con i bottoncini tipo in vellutino, tipo tessuto. Il colletto è così, tipo con il frufru davanti, ed è molto molto bella e larga. Io ho preso una L, ma c'era anche la XL, però era troppo grande, e l'ho presa 7,99 euro, e ho visto che da H&M all'Etnapolis ce ne sono tantissime altre di queste, ne ho viste tante. Invece dove sono andata io, al centro Sicilia, c'era soltanto questa, quindi se volete prenderla, cioè è bellissima, è stupenda, molto molto bella. Non so se si vede, se si riesce a vedere, in caso vi metterò la foto, facciamo così, così è meglio, vi metterò la foto, non per quanto riguarda me che la indosso, ma è una bellissima, veramente bellissima camicia, mi piace tantissimo. Poi mi piacciono questi tipo di frufru, stupende, stupende veramente. E questo è per quanto riguarda gli acquisti che ho fatto da H&M. Adesso tolgo tutto questo e spero di farvene un altro, così mi vantaggio, diciamo, tutto l'ambaradam che c'è qui attorno, perché devo togliere un sacco di cose. Per quanto riguarda questo video è tutto, ditemi cosa ne pensate, se anche voi siete team pantaloncino lungo e non team chiappette di fuori in base all'età, non direi proprio, non lo facevo nemmeno quando ero più piccola, però quelli ovviamente sono un gusto. Per quanto riguarda questo video è tutto, io vi mando un grossissimo bacio, come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video spolliciate, e se vi va noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!